la soddisfazione del cliente è 100 o 99? Deve essere 100, che poi fondamentalmente è la tua stessa soddisfazione. Siamo live. Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap. Benvenuti, sono Ale e assieme a Claudio e Gianluca siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi siamo con un vero e proprio mostro sacro della ristorazione italiana. Siamo infatti con Massimo Raugi, restaurant manager del ristorante Villa Crespi di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, 3 stelle Michelin. Con Massimo oggi parleremo delle sue incredibili esperienze professionali in giro per il mondo. Parleremo ovviamente di Villa Crespi e di come hanno ottenuto le 3 stelle Michelin. Parleremo di formazione all'interno del settore della ristorazione e della sua visione da restaurant manager. Massimo, abbiamo tantissima carne al fuoco, io direi che possiamo iniziare. Benvenuto su Juicy Tap. Ciao ragazzi, ciao Alessandro, ciao Claudio, grazie per avermi qua con voi. Grazie per aver accolto il nostro invito, ovviamente, è un onore. Hai detto che hai già ascoltato qualche episodio. Sì, ho ascoltato, sbirciato, ho rubato consigli, ho curiosato. Poi ho visto che avete invitato un sacco di persone, avete diversificato anche tanto. E quindi al di là dell'aspetto di piacere, credo che sia stato anche un arricchimento per me, onestamente. Complimenti, perché insomma vi auguro veramente ancora più successo. Quindi sono qua volentieri, volentierissimo. Grazie di cuore per le tue parole. Per noi è anche molto importante appunto diversificare, perché vogliamo un po' analizzare l'enogastronomia a 360 gradi, però abbiamo sempre un format diciamo fisso, cioè una domanda iniziale e una domanda finale che non cambiano mai. La prima è sempre quella di presentazione, quindi se vuoi raccontarci un po' chi sei e qual è stato un po' il tuo percorso, ecco. D'accordo, cercherò di essere il più breve possibile. Io sono Massimo, sono di Torino, sono stato a Torino fino a 21 anni, non ho fatto l'alberghiero, questa è una cosa che stupisce tanti, ho fatto l'istituto tecnico per geometri, perché poi nella mia testa volevo fare l'interior design, mi è sempre piaciuto l'arredamento, il disegno tecnico e quant'altro. L'altra grande passione erano sempre state le lingue. Fortunatamente con i miei genitori abbiamo viaggiato sempre tanto, anche da piccolini, e quindi mi ero accorto che saper parlare bene la lingua, capire bene una lingua, ti facilitava tantissimo l'esperienza. Quindi è terminato poi il primo corso di studi dall'Istituto Tecnico per Geometri, ho fatto anche l'università per interpretariato e traduzione, volevo fare l'interprete a Bruxelles, però poi mi sono reso conto che alla fine mi piaceva sempre di più mangiare bene, a buona tavola, e quindi ho cercato di coniugare il bell'arredamento, il viaggio, la lingua, il vino, ho detto ma insomma cominciamo a fare qualche viaggio in qualche grande ristorante. Questo perché nel 2001 ho iniziato a lavorare a Londra, è stata proprio la mia primissima esperienza. Poi sono rientrato in Italia per una piccola parentesi a Torino, sono volato subito in Spagna alla corte di Santa Maria, già giovanissimo, ho fatto questo 3 stelle a Barcellona, dove ho imparato tantissimo veramente, ho imparato proprio che cosa sia un 3 stelle. Dopodiché la mia passione per il vino era già evidente. Sono volato alla corte di Giorgio Pinchiori a Firenze, ho fatto un notifico a Pinchiori, quindi per 2 anni, assolutamente obbligatorio il passaggio in Francia, sono finito in Francia con Enrico Bernardo, ho lavorato un annetto lì, poi con Jean-Louis Micos, che era un braccio destro di Lucas, abbiamo rilevato la table de Robuchon, a quel punto Robuchon aveva solo più atelier, abbiamo fatto l'apertura, abbiamo preso la stella, mi è nato il figlio a Parigi, sono stati degli anni di Parigi pazzeschi. Dopodiché sono rientrato in Italia con Davide Scabin, abbiamo fatto qualche anno insieme abbiamo aperto a New York al Mulino a Vino in 14esima. Io ho deciso di fermarmi a New York allora per un po' di tempo, dopodiché la chiamata di Parigi è arrivata così magicamente, mi ricordo una notte, e ho deciso di rientrare in Europa per la riapertura del Ritz in Place Vendôme. Quindi nel 2016 ero, alla fine del 2015-2016 ero di nuovo in Europa. Dopodiché abbiamo riaperto l'hotel l'8 giugno 2016, un'avventura umana professionale pazzesca, incredibile, dove dirigevo 3 punti vendita, avevo 54 persone da gestire, è stata veramente incredibile, una scuola pazzesca. E poi in mezzo alle cose, insomma, mi hanno detto, ma guarda, c'è una possibilità, tu sei piemontese, conosci Cannavacciuolo, la rete di Villa Crespi, sta puntando in alto, vuoi che farti una chiacchierata? E quindi sono tornato giù, ho incontrato chef la proprietà e dal 2017 sono in pianta stabile a Villa Crespi.
Ciao, sono Gianluca e interrompo questo episodio per raccontarvi una bella storia. Pochi giorni fa sono stato a Courmayeur per raccontare una storia fatta di creatività e yogurt, 100% valdostana. Infatti, Edoardo Mussanè, ex pollenzino come noi, con origini valdostane, insieme allo storico produttore di formaggi Panizzi, hanno deciso di realizzare un panettone per raccontare il territorio e le sue stagionalità come nessun altro. Così è nato lo yogurtone, un panettone fatto con lo yogurt di Panizzi e con frutti di bosco canditi. Siamo saliti sullo skyway del Monte Bianco per il lancio di questa prima versione dello yogurtone e abbiamo anche registrato una super intervista in diretta con Marcello Panizzi, che ascolterete in un episodio speciale questo giovedì. Lo skyway si trova a 3500 metri, quindi possiamo dire che probabilmente abbiamo registrato il podcast più alto d'Italia. Questo episodio, come detto, uscirà giovedì 7 dicembre in occasione di Sant'Ambrogio e del lancio ufficiale dello yogurtone. A proposito di montagna, lo sapete che abbiamo prodotto una nuova serie podcast con Ferdi Wild? Si chiama Supereroi Montani e racconta la montagna attraverso le storie di quattro grandi chef stellati. Trovi tutte le info in descrizione. Ora vi lascio ad Alecla, noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Massimo, innanzitutto benvenuto anche da parte mia qui su Juicy Tap. Mi sembra incredibile che in 3 minuti hai nominato una quantità di mostri sacri della ristorazione con una semplicità veramente disarmante. Cioè abbiamo fatto il giro del mondo tra ristoranti veramente, veramente di altissima qualità. Voglio concentrarmi sull'ultimo momento di cui ci ha parlato, quindi l'arrivo e la conoscenza con chef Antonino Cannavacciuolo. Ci racconti un po' com'è andato il primo incontro, il primo colloquio con lui? Assolutamente, con piacere. Allora, io a Parigi mi arriva questa notizia, insomma, questa possibilità di venire giù in Italia e fare questo incontro. Avevo dei giorni di ferie a disposizione, quindi essendo di Torino, parto da Torino, prendo la macchina, vengo qua, mi ricordo c'era un temporale, un tempo da lupi proprio pazzesco. Quando esco da Borgomanero, io calcolate che vivevo nel 16° a Parigi, dico: ma dove sto andando a finire? Pian pianino tutta la strada, tutte le fabbrichette, tutti i rubinettai, pian pianino mi hanno portato al lago. Ah, si apre questo lago pazzesco, questa villa moresca sul fondo. Incontro, andiamo su al minareto, dove c'era all'epoca l'ufficio di chef, ed è dove mi trovo io adesso, tra l'altro, poi nel tempo è diventato il mio ufficio. E non so come dire, è stato quasi immediato. Ci siamo guardati brevemente negli occhi, l'incontro è stato molto diretto. Abbiamo capito entrambi di parlare lo stesso codice, proprio secondo me in 30 secondi. I professionisti alla fine si capiscono subito, secondo me. È come quando tu entri in un negozio di qualità, no? La qualità secondo me è evidente un po' a tutti, quindi lo capisci immediatamente. E le domande fondamentali sono state chiare da parte sua, sono state soprattutto una, per quanto riguarda la mia esperienza, le mie intenzioni. E la mia domanda a chef è stata: chef, ma tu vuoi prendere la terza stella o no? E lui mi ha raccontato chiaramente che era negli obiettivi di Villa. Ed era un po' il mio sogno poter rientrare in Italia, non ve lo nascondo, dopo tutto il now, dopo tutto il giro di mezzo mondo, portare la terza stella. Mi sarebbe piaciuto tanto a Torino, però ho capito tutto in Piemonte e va benissimo lo stesso. Quindi poi siamo passati da uno, che è piazzato uno d'Alba, al secondo, che è Villa Crespi, come secondo tristellato. Veramente un obiettivo centrato, che costa tantissimo, però poi alla fine ci siamo riusciti. Quindi l'incontro è stato fondamentalmente breve e piacevole, e già la settimana dopo avevamo deciso di partire insieme. Quindi insomma è stato un incontro, diciamo, rapido, vi siete capiti e poi è iniziato il tuo percorso da restaurant manager presso Villa Crespi. Ci puoi raccontare intanto qual è la definizione della Treccani, quindi che cosa fa un restaurant manager e come svolgi tu la professione? Magari anche spiegaci se è cambiata e se si è evoluta negli anni, no? Dal 2017 ad oggi. Sì, sicuramente. Aggiungo solo una piccola appendice per quanto riguarda l'incontro con Antonino, ed è un dato molto significativo per me, perché si dice sempre che poi in Italia le cose si dicono ma non si fanno. Invece qua io ho trovato una persona che, oltre alle parole, ha fatto seguire i fatti. Di tutte le richieste, oltre se vuoi prendere la terza stella, era rivedere un attimino gli arredi, perché io chiaramente avevo capito che per prendere la terza stella ci voleva qualche rinfrescata giù. E dopo poco lui mi ha accordato l'intero rinnovamento delle sale, che ho seguito io in prima persona. Poi Antonino così si fida e ti lascia pascolare, poi verifica chiaramente, però mi ha dato un grosso budget a disposizione. Io ho scelto lo studio di architettura, ho disegnato tantissime cose che ci troviamo oggi ancora in sale, gli Eridon, le champagniere, illuminotecnica, audio, centrotavola, sedute, tovagliato, cristalleria, menù,
ho dovuto fare praticamente tutto quanto da zero, però per me era, cioè, come dire, entrare proprio in un parco giochi, avere un capo che ti permette così tanto così, e quindi chiaramente lì ho detto le intenzioni sono veramente veramente serie. Quindi nell'anno 2017, che è stato per me l'anno zero, avevo già capito che qua le intenzioni non erano serie, erano serissime. L'anno zero è stato il 2017 perché è stato poi l'ultimo anno in cui Villa Crespi è rimasto stagionale, perché era stagionale fino al mio arrivo. Poi dal 2018 siamo rimasti sempre come apertura annuale. Quindi insieme a questo chiaramente poi la scelta dei menu, la scelta delle divise, il tipo di formazione dello staff. Essere restaurant manager di un 3 stelle oggi significa questo, ma significa soprattutto essere fedeli alla propria missione ed essere presenti. Avere degli obiettivi chiari, dire a un ragazzo, a una ragazza che ti vengono a trovare, ok, dobbiamo arrivare laggiù, per arrivare laggiù facciamo questi 4 passaggi, quindi passiamo da 0 a 1, da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4. Grosso modo penso che ci impiegheremo, non lo so, 2 anni, quindi seguitemi, quindi questo poi è, secondo me, importante. L'importante è essere chiari ed essere presenti. Il famoso detto, guarda e impara, deve essere ridondante nelle teste di tutti quanti noi, perché bisogna essere presenti, i ragazzi poi ti guardano soprattutto, cioè l'esempio è veramente una forma di insegnamento secondo me altissimo. Un restaurant manager oggi deve anche avere a che fare tantissimo con quelli che sono i feedback. Quando mi chiedono come è fondato il servizio di Villa Crespi, io rispondo sempre: il servizio di Villa Crespi è comunque di un 3 stelle, secondo me è fondato sull'errore. Non tutti capiscono questa cosa qua, però è proprio solo attraverso gli errori, chiaramente analizzandoli. Chiaramente non fa piacere analizzare un errore, perché sai di aver sbagliato, magari che hai un'area di miglioramento, però a seconda del tuo mindset poi capisci che questa qua può essere una risorsa incredibile, non solo nelle cose che si fanno, ma anche nei rapporti che si mantengono. Questo è veramente fondamentale, secondo me. Oggi poi nei ragazzi devi capire che non tutti performano, hanno la stessa velocità, hanno la stessa forza, hanno gli stessi obiettivi. Quindi con qualche duro magari lo devi esaltare un po' di più sotto il punto di vista ideologico, lo devi fare sognare un po' di più. Qualcun altro ha magari un po' più di paura, deve essere accudito, quindi metti un po' di pomata, alle volte con le parole, alle volte lo accudisci da una parte. Dall'altro invece arrivano magari dei ragazzi che sono fortissimi, già preparati. Io ho imbrigato della gente veramente fortissima, che mi è arrivata anche fortissima. Villa Crespi che proprio voglia ancora di spingere di più sull'acceleratore. Cioè il tracciamento regolare del percorso deve essere seguito, devi mantenere fede a quello che è uno dei nostri motti qua di Villa Crespi, che è il mio in particolare, che è gutta cavat lapide. Mi ancora ringrazio la professoressa Trivero di averlo scritto sulla lavagna, quel famosissimo inverno a Torino tantissimi anni fa, e quindi la goccia scava la pietra, ed è proprio così, ed è proprio vero. Dopo la pandemia chiaramente le cose sono cambiate, credo che questo sia evidente un po' per tutti, quindi un'attenzione anche un po' più di più diciamo al sociale, a quelle che sono le dinamiche di un ragazzo, di una ragazza che si affaccia al mondo del lavoro, ma che comunque tiene sempre sempre presente qual è il mondo là fuori, che cosa posso non perdere. Infatti noi dopo la pandemia abbiamo comunque deciso di chiudere anche il secondo giorno, adesso abbiamo chiuso il lunedì ed il martedì pieni. Se poi questo è sempre successo, onestamente, se poi un ragazzo ha bisogno di mezza giornata di riposo perché o c'è il compleanno o c'è il concerto o quant'altro, è liberissimo di chiederlo con Villa Crespi. E dall'anno prossimo, addirittura, come anticipavo prima, abbiamo 2 stop durante l'anno, non solo più uno, quindi chiuderemo 2 settimane e mezzo tra gennaio e febbraio, faremo 5 mesi di lavoro, 2 settimane e mezzo di stop, poi 5 mesi di lavoro, 2 settimane e mezzo di stop, così da trovare così un po' di regolarità anche con quelle che sono i riposi, ecco, perché poi ci va fondamentalmente per ricaricare le pile. Massimo, visto che ce l'hai un po' introdotti, ci parli un po' del team, cioè quanti siete, come anche organizzato il team di sale in una serata o comunque in un servizio? Allora, faccio un passo indietro, vi racconto un attimino per farvi capire anche come è strutturata Villa Crespi. Villa Crespi sta ferma, veramente ferma, 6 ore al giorno solamente, diciamo dall'1 di notte alle 7 di mattina. Poi alle 7 partono quelle che sono, 7:30 partono le colazioni dell'hotel, che si svolgono in una delle sale del ristorante, invece d'estate nel giardino esterno. Quindi alle 7:30 alle 10:30 ci sono le colazioni, alle 9:30 partono i corsi di cucina invece giù in cucina, che durano fino a mezzogiorno.
una volta che si esauriscono le colazioni, facciamo di nuovo tutto quanto alla mise en place, a mezzogiorno e 30 parte il servizio, dura sino alle 16:30 grosso modo. Nel frattempo immaginiamo che c'è anche la parte degli arrivi in hotel, che cenerà poi la sera, magari al ristorante, quindi immaginiamo una coppia che da Verona arriva alle 2 al ristorante, quindi si fa tutta la parte di snack in bar, non so, un clam sandwich, un pacchero al ragù napoletano, che può essere sia in terrazza che al bar interno, l'afternoon tea, se c'è, se è presente, alle 19:30 partiamo poi con la cena e chiudiamo l'aperitivo, chiaramente, poi chiudiamo poi a mezzanotte, quindi fondamentalmente nelle 18 ore di servizio. Presenti Villa Crespi, chiaramente bisogna essere divisi per turni, cioè, quindi c'è solamente chi fa le colazioni. Oggi in brigata, per risponderti rapidamente, siamo una ventina di persone all'incirca. C'è un team di colazione che si occupa solamente delle colazioni, che fa un turno dritto, quindi dalle 7 alle 17 o dalle 8 alle 18 grosso modo. Per quanto riguarda invece chi si occupa della mise en place o del servizio, arriva più tardi, verso 11:30 a mezzogiorno, fa solamente proprio il servizio. Una persona di guardia arriva alle 15, che raccoglie il servizio del pranzo, fa poi la mise en place, gli scenderanno tutti quelli che devono fare il servizio, poi si ripresentano alle 19 e si tira. Ho una curiosità, allora, è una domanda che facciamo quasi tutte le persone che lavorano all'interno del mondo della ristorazione, che siano in Italia o all'estero. Io per lavoro, Massimo, viaggio tantissimo all'estero e per me è evidente come, specialmente oltreoceano, la formazione, lo staff training, sia una condizione, direi, basilare in un qualsiasi ristorante di medio, medio alto e alto livello. In Italia, paradossalmente, trova molto meno voglia di approfondire, molta meno, probabilmente anche voglia di investire, perché comunque la formazione richiede tempo. Immagino che, insomma, all'interno di Villa Crespi un 3 stelle Michelin ci sia un altissimo livello, sia qualitativo che quantitativo, di formazione. Puoi raccontarci qual è la tua visione e come lavorate sugli aspetti formativi, chiaramente in sala, quindi l'aspetto che a te compete, a Villa Crespi, appunto? Assolutamente. Allora, sono d'accordo con te. Io, avendo fatto tanto estero, ti dico che all'estero è vero, si punta tantissimo su questa cosa qua. Ho imparato dai più grandi, ho portato a Villa Crespi tutte quelle che sono le mie esperienze internazionali, tra cui appunto proprio la formazione. Penso che oggi veramente sia fondamentale. Io vi faccio presente questo: una volta che un ragazzo o una ragazza supera la selezione, quindi entra nel team, viene subito inserito, gli do gli accessi al nostro drive. Il nostro drive si chiama Starter Pack Villa Crespi. Ma prima ancora che lui debba arrivare a Villa Crespi, all'interno del drive c'è vita, morte e miracoli di tutto quanto, sia il ristorante, la villa che dei personaggi. E non si tratta solamente poi dei piatti, delle ricette, che poi chiaramente sono le cose che uno va a cercarsi principalmente, ma anche la storia della villa, la storia di Cannavacciuolo. Io ho parlato prima dell'arredamento, tutto l'arredamento del 2018 studiato per filo e per segno. Qual è l'artista che ha composto i nostri centro tavola, il carrello di formaggi, che è grandissimo. Ovviamente i vini al bicchiere, le degustazioni, l'aperitivo, da che cosa è composto, i dessert. E insieme a questo, pensate che c'è anche una sessione che si chiama piatti vecchi o vini vecchi, o insomma cose che comunque potrebbero ritornare, ma che comunque ti danno l'idea anche dell'imprinting, del tipo di cucina che facciamo. Questo ancora prima di iniziare, infatti poi quando poi arrivano, insomma, i ragazzi sono già abbastanza preparati. I briefing quotidiani sono due appuntamenti importantissimi per noi, sono due giornalieri tutti i santi giorni, 5 volte al giorno, quindi facciamo 10 briefing al giorno, da mezzogiorno a mezzogiorno e 30 e dalle 19 alle 19:30. Nel briefing di pranzo si parla soprattutto delle novità. Immaginiamo che c'è un cambio menù, un cambio vino o un aspetto nuovo, si parla delle novità. Mentre invece durante il briefing di sera si parla normalmente delle aree di miglioramento, c'è tantissimo confronto, si parla dei feedback, è diciamo un po' più aperto il briefing della sera, dove veramente tutti quanti intervengono. Facendo l'esempio del piatto nuovo che può saltare fuori dalla cucina, noi abbiamo una cucina veramente super, super disponibile. Ringrazio Chef, ringrazio Simone, ringrazio veramente tutta quanta la brigata giù, perché preparano per noi già loro dalla cucina direttamente delle schede di degustazione scritte e stampate, e noi le consegniamo direttamente ai ragazzi. Cioè, non lo faccio neanche io questo lavoro, lo fa già direttamente la cucina, pensate. E poi vengono su con i piatti, vengono sempre su due cuochi. Una volta presentato il piatto, si passa all'assaggio.
un piatto che si aggiunge insieme ai sommelier normalmente, perché poi chiaramente si deve studiare l'abbinamento, e poi il resto dei ragazzi tocca assaggiare negli altri. Così come anche per quanto riguarda i vini, è la stessa identica cosa, stappiamo la bottiglia, facciamo un assaggio per tutti quanti, si discute, si raccolgono anche i feedback, si spiega il perché di quella scelta, non è che così punto e basta, si spiega il perché di quella scelta. E vi racconto un piccolo aneddoto perché è molto curioso. Immaginate che avevo un Riesling al bicchiere molto molto buono, un Gheghe, un Grosgueras. A un certo punto però anche l'importatore mi ha detto: guarda che c'erano 90 bottiglie a disposizione, le hai prese tutte quante, ormai non ce n'è più. Quindi ho dovuto ripiegare, questo Riesling andava su un'anguilla, che era nel nostro menù degustazione. A quel punto ho dovuto ripiegare su un nuovo Riesling. Chiaramente il sapore non era lo stesso, lo stile di vinificazione non era lo stesso, anche la zona non era più lo stesso, era una cosa che comunque però mi convinceva. Sono sceso giù in cucina, l'ho assaggiato con Chef, l'ho assaggiato con Simone, e pensa che loro sono riusciti a rivedere la ricetta in favore del nuovo vino. Quindi è la cucina che ha modificato la ricetta dell'anguilla in favore del nuovo Riesling. Solo per farvi capire un attimino quanto siamo allineati, ed è così che le cose funzionano, perché fondamentalmente ci chiediamo la soddisfazione del cliente. È 100 o 99? Deve essere 100, che poi fondamentalmente è la tua stessa soddisfazione. L'altra cosa carina, per esempio, che facciamo qua sono i crossing training. Ti ho parlato prima dei corsi di cucina. Allora, a rotazione, io in incognito mando giù un ragazzo della sala, in borghese ovviamente, che fa finta di partecipare al corso di cucina, però nel frattempo si fa il corso di cucina con tutta quanta la cucina, quindi capisce come sono fatte determinate ricette. E mentre fai il corso di cucina dalle 9.30 alle 12.30, respiri cucina, perché vedi il servizio di colazioni che sta scemando, ma nel frattempo arriva tutta quanta la merchandise, no? Quindi vedi tutta quanta la mise en place, la preparazione della linea, e uno lavora in maniera diversa. Io quello che cerco di fare con i miei ragazzi è di allargare il più possibile i loro fuochi di prospettiva. Non vedere più le cose su un piano, come normalmente succede in Italia, questo è vero, ma vederle dentro una sfera, dove veramente ci sono più punti, allora tu lì puoi provare a fare tutti i collegamenti. Le degustazioni, le uscite didattiche sono un'altra cosa molto interessante, chiaramente lunedì e martedì sono i nostri giorni di riposo. Ognuno di noi in pandemia, ti racconto questo, portava, mentre eravamo tutti quanti chiusi, ci vedevamo una volta a settimana, e una volta a settimana ognuno di noi portava un argomento che poteva spaziare dal cioccolato, la storia dei grandi hotel italiani, gli abbinamenti, i formati, proprio un argomento, l'olio d'oliva mi ricordo, il marmo con il quale avevamo tappezzato la sala per tutti quanti gli Eridon, no? Quindi ognuno di noi portava un argomento ed era molto interessante che ognuno di noi imparasse veramente ad esporlo ai propri colleghi e che si preparasse profondamente. È una cosa che poi è rimasta a Villa Crespi regolarmente, una volta ogni due settimane qualche uno di noi presenta un argomento nuovo, quindi non solo ascoltate che cosa ho da dirvi, perché è una cosa sbagliata fare l'elenco delle cose che sai. Credo che sia sempre meglio formare la mente, pian pianino il messaggio viene calato dentro e viene assorbito, secondo me, in maniera diversa. Ecco. E poi ti dico, l'ultimo punto della formazione, fidati ma verifica, un altro dei miei motti, qua le promozioni come funzionano? Le promozioni sono scientifiche, non si va a simpatia. Quindi io faccio proprio dei test scritti, quando c'è chiaramente l'intenzione di promuovere qualcheduno, vedi che le cose sono regolari, si stanno impegnando, che veramente le cose si sanno tantissime, oltre ad osservarle chiaramente in servizio, e la gente chiaramente dice: qua mi conviene studiare, mi conviene prepararmi, perché effettivamente qua le persone vanno avanti. La parte del test la trovo straordinaria, molto giapponese come concezione. Ti chiedo una cosa, perché mi spiace molto, mentre parli sto pensando a quanto siamo andati veloci con la storia della tua vita e delle tue esperienze. Forse è un peccato, perché comunque hai un curriculum che in pochi restaurant manager possono vantare in Italia. Ti chiedo questo allora, proprio per provare a tornare. Chiaramente tu sei entrato a Villa Crespi, sei entrato comunque in un ristorante già affermato, di uno chef già affermato, quindi non sei entrato, ecco, cioè non hai creato tutto da zero. Chiaramente hai portato però comunque tanta innovazione, tanta cultura di sala. Ci spieghi che cosa tu hai portato, parlando proprio di formazione, no? Che cosa hai aggiunto rispetto, cioè tutto quello che ci hai appena raccontato, sono elementi, fattori che tu hai aggiunto o che comunque faceva già parte della cultura del ristorante? Villa Crespi è sempre stato uno dei migliori 10 ristoranti in Italia, ancora prima del mio arrivo. Questo, diciamo, seguendo un po' quelle che sono le linee delle guide in generale, sia della Michelin che dell'Espresso e quant'altro. Però fondamentalmente credo che un approccio contemporaneo, arrivando dall'estero,
ma che sappia seguire anche il protocollo all'ora dell'occorrenza sia tantissimo farina del mio sacco. Devo dire, non è sta verità, è stato possibile anche perché c'è un ecosistema qua a Villa Crespi che ti permette di esprimerti. Antonino mi ha lasciato veramente campo libero, si è fidato, ha fatto bene, insomma, spero. Io sicuramente ci ho messo tutto quello che potevo. Ci sono degli piccoli aspetti, per esempio. C'è una cosa che io faccio in sala, per esempio, a me piacciono tantissimo gli abbinamenti. Allora, fondamentalmente, io faccio tutta la mia carriera in sommelier, d'accordo? E in ogni mestiere ci sono delle aree di miglioramento che ti porti dietro un po' tutto quanto alla vita, no? Che stanno lì, però forse le migliori, nelle migliori, normalmente nei sommelier è l'area dei distillati o dei sigari, invece delle cose che ti piacciono un po' di più. Per quanto mi riguarda, mi è sempre piaciuto tantissimo fare gli abbinamenti, cioè capire perché un solido sta bene con un liquido, perché un liquido non sta bene con un solido, perché tradizionalmente, no, la cucina locale è ben accompagnata dai vini locali, perché anche per estensione, se tu guardi filosoficamente, alle volte i sommelier assomigliano caratterialmente al vitigno della regione della loro appartenenza, è particolare questa cosa qua, un po' il temperamento si assomiglia secondo me, e per capire bene gli abbinamenti, credo che la miglior palestra in assoluto siano ancora oggi i formaggi. La ragione è molto semplice: tu con 50-100 euro anche nel poco tempo libero che abbiamo ti riesci a creare un caleidoscopio di sapori e aromi ampissimo, quindi dal primo sale, la crosta lavata invecchiata, lo stagionato, l'ultra stagionato, fino a finire il blu, dove la situazione si fa proprio, diciamo, veramente poliedrica in bocca. E delle tante esperienze che ho fatto in Francia ho incominciato ad apprezzare tantissimo il Comté, che è un formaggio straordinario. Non è il mio formaggio preferito, devo essere sincero, è fra i miei preferiti, dipende la stagione, dipende un po' la voglia. Però c'è Comté, fondamentalmente in Francia, che sono i re dei freschi, lo stagionato non viene visto benissimo. Normalmente lo lavoro tantissimo con il Mimolet, forse che è loro più stagionato in assoluto, se non mi sbaglio. Quindi il Comté normalmente anche in Francia lo mangi 8-10 mesi, è sempre un po' pallido, con le tessiture leggermente che ricorda anche un po' la fontina. Poi invece nelle ricerche, nei viaggi, quant'altro ho conosciuto questo Bastien Contrari, come diciamo qua, che si chiama Marcel Petit, che fa minimo 12 mesi, poi fa 18, 24 e ogni tanto, rarissimamente, ti tira fuori il 30 mesi. Ma lui come fa? Raccoglie i migliori 36 produttori di latte che lavorano solo per lui. Impiega 500 litri di latte per una forma sola. Una volta che il formaggio è pronto, lo affina in una cave. È una galleria scavata nella roccia, si chiama Cave de Fort de Saint-Antoine, dove nella seconda guerra mondiale stoccavano le munizioni, quindi era un fortino fondamentalmente. Allora, immaginiamo la volta costante, il corridoio, buio, cosa succede? Passa il tempo, che è un ingrediente fondamentale, no? Anche nel vino. Allora, più passa il tempo, più si formano questi cristalli, sono cristalli di tirosina. La tirosina è un amminoacido delle proteine del latte che durante la proteolisi, quando il formaggio vira leggermente verso la marcescenza, dona un triplice vantaggio. I primi due, che sono legati sia al profumo che anche alla tessitura in bocca, questo succede anche nel vino, no? Quando si fa più elegante, quindi lo trasforma proprio anche tattilmente. Ma la terza cosa, la cosa più importante, la tirosina blocca la caseina, da quella fastidiosa ripetizione, no? Che ogni tanto viene su. Ma questo perché è successo? Perché durante gli ultimi tempi mi sono accorto che il carrello dei formaggi stava scomparendo un po' dalle grandi tavole, ma tantissimi mi chiedevano solo un pezzettino di formaggio. Allora ho cercato di creare un abbinamento su questo pezzettino, che non sia troppo invasivo anche per la digestione. Quindi ci colleghiamo appunto uno del discorso, no? Troviamo un formaggio che vada bene per la digestione, e questo qua è il formaggio giusto, al punto giusto. Allora qua chiaramente abbinare uno Château Chalon, un Savagnano, un Van Arbois, non è giusto, secondo me, è giustissimo. Volevo però creare qualcosa di mio sfruttando l'orto botanico di Villa, allora ho creato una tisana. Malva, melissa, polvere di camomilla, che dà quel tocco leggermente dolce, ma nella tisana non c'è mai né miele né zucchero aggiunto, finocchio e liquirizia. Allora, 72 gradi, 5 minuti in infusione, bisogna subito bere la tisana, a poi pian pianino si mangia il formaggio, lo si fa fondere in bocca. La pasta semidura non fonde letteralmente, però bisogna lasciare che la saliva penetri, che la materia grassa prenda bene volume in bocca. Poi lo si manda giù e c'è un richiamo naturale verso la tisana. Ed è un dentro fuori, un abbinamento veramente pazzesco, perché poi c'è tutta la parte balsamica, anche rinfrescante di liquirizia. E man mano che si va avanti, più si apprezza, anche quando si termina l'esperienza, al di là dell'abbinamento che è veramente buono, devo essere sincero, rende giustizia all'altra grande categoria sacrificata sull'altare dei grandi chef,
che sono i pasticcelli, perché normalmente il dolce te lo mangi di davanti ma non c'hai più fame. Quindi questa era anche, come dire, un atto, volevo anche dimostrare che anche in sala la creatività esiste, e come, e si può fare. Per me Massimo può finire l'episodio. Apprezzo sempre lo storytelling, però trovo che molto spesso lo storytelling è costruito anche su molta fuffa. Io invece sono veramente, veramente sorpreso da quanta qualità c'è in tutta questa. Il dettaglio della tirosina è stato veramente, veramente una chicca. Mi spiace quasi farti la prossima domanda, perché è estremamente venale, però estremamente importante. E prima stavamo chiacchierando, prima di far partire la registrazione, mentre ci parlavi delle vostre ferie, chiaramente hai fatto una giustissima precisazione, ovvero sempre comunque ricordandoci e mantenendo un certo tipo di sostenibilità economica. Veniamo a un'altra domanda che noi facciamo spesso ai ristoratori, in questo caso insomma ad un restaurant manager. In Italia molto spesso il ristoratore non è imprenditore. Non esiste un controllo di gestione, ci si limita o alla gestione della cucina o alla gestione della sala, non si ha, diciamo, uno spettro abbastanza a 360 gradi. Ci puoi raccontare come è vissuto questo aspetto da Villa Crespi, da te, quanto è importante anche in base alle esperienze che hai fatto? Hai lavorato in hotellerie, il food cost penso sia alla base di qualsiasi attività all'interno appunto dell'hotellerie. Raccontaci un po' quella che è la tua visione, sia facendo un quadro generale, chiaramente mantenendo un aspetto diplomatico che sicuramente dovrai avere, sia entrando nello specifico in Villa Crespi. Allora, dai dati di FIP e Confcommercio, i ristoranti nel primo semestre del 2023 non se la sono passata male. Io avevo letto poco tempo fa di un aumento, di un incremento, pardon, del 28% circa. Quindi, grosso modo, non se la passa male. È vero che però nell'alta ristorazione i costi sono diversi. Così sono diversi, sono alti, devi impiegare tantissimo personale, molte volte delle location molto importanti e quindi paghi degli affitti altissimi, alle volte la materia prima è molto cara, devi essere bravo ad avere un controllo di gestione. Allora, ci tengo a sottolineare anche questo, cosa facciamo nel gruppo e a Villa Crespi. Insieme all'ufficio di contabilità i dati tra di noi sono aperti, sono condivisi. Quindi noi abbiamo accesso a questa informazione ed è una cosa che normalmente in Italia non si ha. Quindi partiamo già da questo punto. Ci sono dei dati e sono condivisi. Questo è importantissimo, perché ti rendi conto settimana dopo settimana, mese dopo mese, cosa stai facendo, dove stai andando. A inizio anno chiaramente metti degli obiettivi. A che punto sono di questi obiettivi? Che hanno a che fare soprattutto, diciamo, con le spese innanzitutto. Faccio sempre l'esempio del vino, perché ultimamente il vino è sempre più caro, questo, ma anche quello che è il labor cost. Il labor cost in Italia oggi è una mazzata incredibile. Tante volte si fanno dei paragoni con altri paesi, ma su all'estero, ma su al nord, in nord Europa, a nord a est e ovest. Però in Italia le tasse che paga un imprenditore sul costo del lavoro sono veramente altissime. Quindi non è così semplice come si pensa fare profitto. I profitti della ristorazione, se sei bravo, bravissimo, cosa sono? 10, 15, 20%, ma devi essere veramente, veramente, veramente bravo. Nel nostro caso la diversificazione, diciamo, è stata una delle chiavi del nostro successo, no? Quindi faccio degli esempi semplici. Menù sostenibile, quindi tradurre opzioni di menù che utilizzano ingredienti locali e stagionali, promuovendo anche pratiche agricole sostenibili, riducendo anche l'impatto ambientale legato al trasporto degli alimenti. Per quanto riguarda chiaramente l'hotel, i servizi di spa e benessere, quindi ampliare i servizi includendo strutture benessere, programmi di spa di lusso, offrendo agli ospiti anche un'esperienza completa di relax e comfort. I programmi di formazione e degustazione, ne abbiamo parlato prima, no? Organizzare eventi educativi come i corsi di cucina, che facciamo noi dalle 9.30 alle 12.30, le visite guidate, magari alle cantine, offrendo agli ospiti un'esperienza coinvolgente e formativa. La sostenibilità ambientale, anche l'implementare pratiche ecosostenibili come l'uso di tecnologie energetiche efficienti, la riduzione dei rifiuti e l'adozione di politiche a basso impatto ambientale, contribuendo così alla sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Però i dati devono essere controllati. Cioè, noi prima di parlare di quelli che sono i nostri ideali, che sono molto molto importanti, parliamo sempre con i dati in mano.
Poi parallelamente la gestione interna dell'azienda è caratterizzata anche da una diversificazione delle competenze e delle risorse, quindi ognuno fa il suo, non è che mescoliamo troppo. Questo approccio assicura che l'azienda sia in grado di affrontare sfide complesse, attingendo una vasta gamma di competenze interne e ottimizzando l'utilizzo di risorse disponibili. Cioè non hai bisogno di consulenze esterne, no? Per esempio, che potrebbero essere un altro costo. Massimo, io invece mi chiedevo, abbiamo parlato finora di quello che è stata la tua storia e il tuo passato, il tuo presente, il presente di Villa Crespi, ma se invece ti chiedessi di proiettarti al futuro, anzi di proiettare sia te al futuro sia Villa Crespi, quindi cosa vedi da qui a 5 anni in Villa Crespi e invece cosa vedi nel tuo futuro? Puoi andare anche oltre i 5 anni se preferisci. Domanda difficilissima, ci provo. Allora, innanzitutto mi piacerebbe che il livello di eccellenza, di armonia raggiunto a Villa Crespi continui ad essere lo stesso. Questa è la cosa più importante, perché comunque la costanza qualitativa non è così semplice. Quindi mi auguro innanzitutto a Villa Crespi di essere sugli stessi livelli in cui si trova oggi. Posso immaginarmi un ristorante ancora di più, forse focalizzato su quelle che possono essere le aree del vino. Mi piacerebbe tantissimo, già va benissimo qua a Villa Crespi, però mi piacerebbe che diventasse ancora di più un punto di riferimento però proprio per gli appassionati di vino, che già lo è, no? Però che anche all'estero si parli di Villa Crespi come un grandissimo restaurant, una grande carta vini. Parallelamente forse io mi vedo come direttore degli acquisti di tutto quanto il gruppo per quanto riguarda sì il vino, ma poi anche per tutto quello che sono gli aspetti legati alle nuove aperture, magari a tutti gli aspetti logistici che possono essere legati al gruppo, diciamo. Questo è una delle cose che mi piacerebbe fare ed è un augurio che faccio anche a Villa Crespi: mantenere innanzitutto il livello di eccellenza e proseguire in questo percorso. Poi Massimo, devo dire che da esterno, sentendoti parlare, è emersa secondo me, uno, tanta armonia all'interno della sala, due, tantissima professionalità e quindi anche di conseguenza potenzialità di crescita, perché quando si sta bene, quando ci sono gli strumenti per imparare. E ieri parlavo con un manager sportivo di una squadra molto importante sportiva e lui mi diceva: non sono preoccupato di perdere i miei talenti, sia diciamo formativi sia sportivi in sé della squadra, perché sono sicuro che io, andare alla fine della loro esperienza in questa società sportiva, gli avrò dato i mezzi per poter performare in altre società. Io trovo questo in Villa Crespi, cioè trovo che la squadra è solida sicuramente, però comunque sai perfettamente che tanti sono di passaggio, magari hanno il sogno di aprire il loro posto, tanti hanno il sogno magari di andare all'estero, però sono sicuro che si porteranno dalla tua esperienza e da quella di Antonino un bagaglio veramente unico in Italia, ecco. Ti ringrazio Alessandra, in effetti guarda, nel subconscio lavoro e lavoriamo così, li formiamo talmente bene, cerchiamo perlomeno di formarli talmente bene che domani possano andare ovunque, però cerchiamo di trattarli talmente bene che ci pensano due volte prima di andare via. Questo è proprio un mantra, Alessandro, hai centrato un punto, ti faccio i complimenti perché è una lettura giustissima. Ti posso dire questo, che all'ora delle tre stelle, l'8 novembre 2022, una delle cose che mi ha fatto più piacere è veramente raccogliere tutti i messaggi degli ex di Villa Crespi, che portano con sé veramente un'esperienza indelebile. Si può chiamare squadra, si può chiamare famiglia, però sicuramente è stato un percorso emozionante che darà i suoi frutti da qua fino alla fine dei nostri giorni, perché setacciando poi gli anni, al di là dei grandi abbinamenti, al di là dei grandi risultati, sai che cosa che resta fondamentalmente? I rapporti. I rapporti sono importantissimi. Noi questa cosa qua puntiamo il più possibile. Poi ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, non sai mai come vanno le cose, però se c'è una certezza che comunque con una buona armonia vai da qualche parte, con il rancore, con le cose, cioè, dove vai? Da nessuna parte. Ma poi... E infatti qual è la conclusione della considerazione che ho fatto? Quando secondo me un manager è tranquillo e sereno e vive con grande appunto serenità, senza aver paura di perdere i propri talenti, perché si sente comunque appunto sereno, scusa la ripetizione, nell'avergli trasmesso qualsiasi cosa, poi dopo lui sta talmente bene
che non va via, come giustamente hai detto tu, ecco. Sì, ma poi anche tra di noi abbiamo, sai, io sono qua da 7 anni, il prossimo anno sono 8 anni che sono a Villa Crespi. Se faccio l'esempio di Simone giù in cucina, sono 13 anni che è qua. Sara ricevimento sono 12 o 13 anni, Stefania sono 19 anni, cioè un motivo ci sarà, se tra tante cose che girano, la velocità, il mestiere che ti fa cambiare, se alla fine poi restiamo vuol dire che cosa di buono l'hai fatto, no? E questa cosa qua dà sicurezza anche alle persone che lavorano per te, perché sanno che fondamentalmente una cultura aziendale esiste. Poi può piacere o non piacere, per carità, può essere calzante o meno calzante anche nel momento della vita in cui ti trovi, mentre affronti l'esperienza della Crespi, che comunque non è semplice, diciamo, c'è molto di mani, perché volemo se bene, siamo tutti amici, ma resta un luogo d'eccellenza, e questo noi lo facciamo capire dal primo secondo, e trattiamo dal primo giorno tutti come professionisti. Però è vero che il ricordo tinge tutto di rosa, però anche le persone che poi lasciano Villa Crespi vanno via in tantissimi, mi scrivono delle mail strappalate una volta, è bellissimo, e mi dicono adesso ho capito. Io qui dal mio ufficio li seguo sempre cosa fanno, auguro sempre loro il meglio e sono sempre di poter trovare un manager pronto ad ascoltarli e consigliarli nel caso di bisogno. Che spettacolo. Massimo, muoviamo verso la fine di questa chiacchierata e qui a Juicy Tap abbiamo un rito, il rito della piccola pasticceria, che immagino sia una cosa a te abbastanza familiare, al ristorante. Ti spiego invece un po' come decliniamo noi la piccola pasticceria qui nel nostro podcast, anche se hai già ascoltato altri episodi, è il momento in cui rubiamo un consiglio alla persona che intervistiamo. Può essere un consiglio su un libro, un film, un album musicale, una canzone, ma anche un momento della tua vita che ti ha lasciato qualcosa. L'importante è appunto che sia un qualcosa che ti ha ispirato e che pensi possa ispirare anche le persone che ci ascoltano. Allora, ci sarebbero tante cose da dire, però alla fine ho voluto scegliere un libro che mi aveva colpito tantissimo. È un libro vecchio, un libro del 1975, e si intitola La rivoluzione del filo di paglia, di Masanobu Fukuoka. È un libro che parla di agricoltura, ma che alla fine ha una visione ampia, si estende un po' a tutto il vivere dell'essere umano. Qua si parla di scienza, di alimentazione, di educazione, di una visione del mondo olistica e coerente. È rivoluzionaria fin dalle piccole cose, come suggerisce. Ha molto consigli pratici su come liberarsi dall'uso di prodotti chimici, evitare di uccidere gli insetti, i parassiti, dove strappare le erbe infestanti. A cominciare appunto dal filo di paglia del titolo, che diventa un'ottima facciamatura naturale, no? Se vi state avvicinando a questo libro, vi ho tentato, fate attenzione, perché è proprio uno di quelli che secondo me arricchiscono tantissimo. A me è piaciuto tantissimo. Poi ne ha scritti tanti altri, ne ha scritto un altro che si chiama La fattoria biologica più avanti, però è illuminante. Un giapponese che ha vissuto 95 anni. Massimo, a te è piaciuto tantissimo il libro, a me è piaciuta tantissima questa puntata, davvero ti ringrazio di cuore per esserti insomma aperto con noi, quindi insomma siamo onorati che tu abbia voluto passare un'ora del tuo tempo con noi. Grazie mille e che dire, ci vediamo presto a Villa Crespi. Assolutamente, l'augurio che mi faccio di ritrovarci presto, sia a Villa Crespi oppure qua sul podcast insieme a voi. Prestissimo, grazie mille Massimo. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.